lavoro di ingegneria, cioè, si sono inventati, e questo è tra l'altro stato creato da questo italiano, si chiama Dragone, e quindi racconta la storia del pescatore di perle che deve trovare la perla più bella da regalare alla sua amante, che chiaramente nel frattempo succede di tutti i colori, e alla fine chiaramente c'è la tua fine. Bene. Poi chiaramente intorno al 1920 il signor Mikimoto in Giappone ha scoperto come creare le perle artificialmente, e quindi qui questa economia è crollata. Sono stati anni di grande crisi fino a quando appunto nel 1959 hanno trovato il petrolio ad Abu Dhabi per primo, e quindi qui dopo qualche anno si è iniziato ad avere una certa autonomia e a livello economico, si sono staccati dall'Inghilterra perché prima era un protettorato inglese ed erano 7 stati dipendenti, e si sono uniti e hanno creato gli Emirati Arabi Uniti. Ma ognuno governa per sé o c'è questi? No, allora diciamo che ognuno governa per sé all'interno del proprio emirato, nel senso che può decidere all'interno del proprio emirato di avere delle leggi diverse. Però per quanto riguarda la politica estera o comunque le decisioni a livello generale dello Stato, eccetera, c'è appunto il Sheikh Khalifa che è il presidente, e c'è una sorta di Parlamento con dei ministri, chiamiamoli così, che ha sede ad Abu Dhabi. Sono 40 membri che sono eletti dagli sceicchi, quindi più lo Stato è grande, più ha rappresentanti. Esatto, sono questi 40, 12 sono donne, la presidentessa è una donna, esiste il ministro della tolleranza, che è uno dei valori più importanti, che calcolate che ci sono 200 nazionalità diverse che convivono pacificamente, e il ministro della tolleranza è anche il presidente dell'Expo. E poi esiste il ministro della felicità, che è una ragazza di 25 anni. Qualcuno ha qualcosa da a voler migliorare o delle lamentele o scrive alla ministra e loro cercano di migliorare nella situazione. La libertà di pensiero, diciamo che siamo in una monarchia assoluta, quindi con tutto quello che può significare, però diciamo che tutto libero, tutto aperto, ci sono, c'è possibilità, c'è libertà di culto, quindi ci esistono tutte le religioni del mondo. Non prevale quella musulmana. Come? Non prevale quella musulmana. Sì, prevale per problemi di, cioè per una questione di numeri, nel senso che ci sono molti musulmani. Quello sì, però comunque tutte le religioni sono accettate e confessate, quindi. Verso l'Oman, giusto, verso l'interno. Sì, ci sono montagne alte, quando l'inverno
fa freddo, c'è stata anche la neve. Sì, sì. Addirittura. In tanti edifici c'è scritto Amar. E Amar è la più grande impresa edile che esiste qua, è di proprietà dello Sceicco e sono quelli che hanno costruito il Dubai Mall. Sì, infatti in quella zona c'è il lato downtown. Questa a sinistra è la pista da sci, sapete che c'è la pista da sci? Quella là. Ah, non è dentro il The Mall? Sì, sì, guarda. No, è dentro qui Mall of the Emirates. Questo è il Mall of Emirates? Sì, questo è il primo che è stato costruito, è molto più piccolo, pur essendo grande, ma molto più piccolo. Io pensavo che il Mall of Emirates fosse quello di Burj Khalifa. Allora, Mall? Mall è centro commerciale. Pensavo che fosse quello dove c'è il Burj Khalifa, questo è Mall of the Emirates. Quindi adesso andiamo verso il famoso hotel a forma di vela che erroneamente spesso viene classificato 7 stelle, ma è un 5 stelle lusso. Però all'interno sono solo suite. Questo è lo Sheikh di Dubai. No, questo a sinistra. Era quello che mi ha visto stamattina la televisione per parlare, Marco. Cioè lui parlava. Ha sentito, lui parlava. Va bene la lingua, sì, ha fatto un po' di storia. Sì, sereno. Ti dicevo, sono solo suite. Sono sì. Quindi era direi molto costoso. Ogni piano ha a disposizione un maggiordomo 24 ore al giorno. Sopra vedete davanti c'è la pista di atterraggio degli elicotteri. E a sinistra c'è quello che sembra un occhio che sporge praticamente, è il ristorante bar panoramico, si chiama Golden 27 perché è il 27° piano che è l'ultimo, il Gold perché è tutto decorato in oro. E all'interno c'è anche un ristorante con intorno l'acquario, ci sono vari ristoranti, sta su un'isola privata. E ha chiaramente la sua spiaggia privata, eccetera. Okay. E vedete il materiale che è stato utilizzato per fare la vela, proprio la pancia, diciamo, l'interno, la centrale. È proprio un materiale tecnico come quello delle vele. Ah, non è cemento, sì. Ma va? Che bello. Sì. Wow. Ed è modernissimo, se pensate che è stato costruito alla fine degli anni 90, è ancora super moderno. Tutta quella specie di muraglia di torri, eccetera, che cos'è? Ma questa qua davanti a noi? Non capisco la domanda. No, questa qua, questo edificio con questo dietro le bandiere. Questo edificio che sembra antico. Questi sono hotel. È un complesso di hotel. Sono Madinat. Che si chiama Madinat. Sono tre hotel, 5 stelle. Uno più lussuoso dell'altro. Immagino. E tutto questo complesso si chiama Madinat Jumeirah. Questo è l'Atlantis, no? No. Jumeirah e all'interno c'è questa ricostruzione del souk, che è il mercato tipico arabo, molto molto bello, fatto molto bene, ci sono dei canali, è chiamata anche la piccola Venezia. Adesso andiamo a fare un giro. La vela. No, ieri si vedeva l'Atlantico.